siamo di nuovo al Romagna Biliardo. Per il secondo anno consecutivo qui a Cesena si sviluppa il progetto Biliardo e Scuola, ma oggi è un giorno particolare perché alla conferenza stampa è presente anche il responsabile nazionale del progetto Biliardo e Scuola della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, Salvatore Vilone. Quindi sentiamo dal responsabile principale di questo progetto, che ha avuto l'inizio alcuni anni fa, qual è il momento particolare che la federazione vive in questo, diciamo, investimento, perché è un vero investimento. Quest'anno la federazione fa un investimento veramente sui giovani, perché siamo riusciti a coinvolgere 11 regioni per il progetto Biliardo Scuola realizzato alla Stecca, e faremo i campionati nazionali finalmente nel luogo più importante per lo sport, che è Roma, dietro in un centro sportivo delle CONI, dove verranno i ragazzi che riusciranno a vincere le selezioni regionali, e ogni scuola parteciperà con 8 studenti per questa competizione, per arrivare poi al titolo di campione nazionale scolastico. Quest'anno la nostra associazione, con uno sforzo economico notevole, ha potuto acquistare il settimo biliardo, che è praticamente quasi esclusivamente dedicato a quello che è l'addestramento, sia per i giovani, per i ragazzi che vogliono venire dopo l'orario scolastico, sia per i giocatori che vogliono approfondire questa nostra disciplina. Quest'anno abbiamo ottenuto la gratificazione da parte della federazione di poterci fregiare del titolo di istruttore federale di terzo livello, che è il titolo più alto, e quindi abbiamo potuto organizzare questo corso, ma tutto questo chiaramente non sarebbe possibile se non ci fosse da parte del Comune la sensibilità di lasciarci all'interno di questa struttura, che vedete sempre ogni anno migliorare. Un progetto Biliardo e Scuola che sta crescendo in una struttura comunale è sempre un vanto per un'amministrazione. Assolutamente, io credo che quando scuola e associazioni sportive riescono a dialogare rispetto ad un tema importante come quello dello sport, sia sicuramente importante, lo sia anche per l'amministrazione pubblica poter contare su iniziative di questo tipo. Le parole che espresse il sindaco Paolo Lucchi le ribadisco io oggi: è importante avere associazioni che si prodigano nel diffondere una cultura sportiva all'interno delle scuole. Credo che questa iniziativa valga doppio, perché andiamo a promuovere nelle scuole uno sport che spesso è sconosciuto, perché se parliamo di sport molto spesso riconduciamo lo sport stesso al calcio, agli sport più popolari, mentre invece credo che il biliardo, soprattutto nel nostro territorio, sia uno di quegli sport che sia indispensabile promuovere all'interno dei giovani e delle giovani generazioni. Il presidente provinciale di Cesena è Luciano Naldi ed è un cesenate puro sangue. Questo progetto l'ha visto, diciamo, dopo che era già iniziato, ma adesso, essendo da poco in carica, da appena un anno, si sta dedicando anima e corpo per cercare di promuovere al meglio il progetto Biliardo Scuola. Sì, ci stiamo impegnando molto. Oggi è una bellissima giornata, sono presenti a Cesena le istituzioni, la federazione, il CONI, quindi noi possiamo solo essere soddisfatti. Qui stiamo assistendo a dei ragazzi che giocano a Stecca, ma a Cesena abbiamo anche le boccette. Abbiamo tanti ragazzi che giocano al nostro biliardo, cerchiamo di incentivare ancora di più questa cosa, infatti sto prendendo contatti con vari istituti anche nel Forlivese, cercando di aumentare il più possibile i ragazzi che devono partecipare al nostro gioco. Direi che la vitalità dello sport si trasmette anche con queste iniziative, e il CONI non può mancare di sottolineare l'impegno di queste associazioni che si prestano. Beh, io è il secondo anno che vengo e sono venuto anche quest'anno con molto piacere a rivedere gli amici del biliardo e a portare il contributo di impegno, di presenza del CONI. Il CONI ovviamente è vicino a tutti gli sport, quindi non solo a quelli importanti e conosciuti da tutti, ma anche a quelli che si giocano, le discipline che si fanno durante tutta la settimana, durante tutto l'anno, e questa è una occasione particolare, perché c'è un coinvolgimento fra la scuola e lo sport che ovviamente è per il CONI una delle principali attività, una delle principali obiettivi di presenza della nostra istituzione.
Questo programma è offerto da NG Biliardi. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Puntata eccezionale del Pallino Blu, 26ª giornata del campionato regionale di Serie 1, Arci Mandriole ospita i campioni in carica, Manuel Caffè Bocciofilo Imola. Con me i due presidenti che hanno in questo campionato avuto sempre delle squadre attrezzatissime. Iniziamo dall'ospite, Otello Sioschi, che guida la squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso, che ha vinto la Stadio di Romagna, che ha vinto un po' tutto. Era la favoritissima a 9 giorni dal termine, però si trova con 9 punti di ritardo dalla Clappo classifica e 8 punti dal Mandriole. Una partita che non ammette o si vince o si dà l'addio a questo titolo che quest'anno in qualche modo non vi ha visto in primissimo piano. Ma sicuramente noi quest'anno col cambio del... diciamo così, della nostra Tossona, siamo andati alla Bocciofila e i giocatori non hanno reso quello che dovevano rendere. Certamente noi stasera faremo una partita d'attacco, anche perché è nel nostro indolo sempre cercare di battere le squadre più buone, però noi siamo già tagliati fuori dalla lotta e giochiamo per il secondo o terzo posto. Ecco, certo, giocare per secondo posto è quasi come dire voler vincere, perché le prime due sono state di un punto, ma Osioschi in qualche modo ha messo avanti le mani, non ha più niente da perdere in mano a Caffè Bocciofila, e nell'ultima giornata in particolar modo è sembrato un po' più vitale di quelle precedenti, quando aveva un po' sciupato, grande prestazione con troppi pareggi. Ma è la squadra, ribadiamolo, che non ha ancora perso fuori casa, è quella che ha perso meno di tutte, solo due volte è rimasta sconfitta. Noi proprio i risultati negativi li abbiamo avuti in casa nostra, con 8 pareggi e 2 sconfitte. Quindi è questo il capo principale della nostra squadra, che non si trova al vertice. Adesso giochiamo le nostre partite con orgoglio e pensiamo alla Stella di Romagna e il prossimo anno. Bene, sentiamo allora, dopo questi propositi poco bellicosi di Osioschi, ci credo poco, però magari sul campo scopriremo se tutto è pretattico oppure è proprio una situazione che la squadra sta vivendo con un po' più di rilassamento. Invece Davide Lombini, presidente dell'Arci Mandriole, ha avuto già degli ottimi risultati come squadra, ma il campionato regionale di Serie 1 in qualche modo qui non è ancora arrivato. La Stella di Romagna è stato un grosso risultato. Quest'anno la squadra sembra attrezzata per quel grande risultato, che comunque per il momento è distante di un punto perché il Buscecchio è davanti. Sì, quello è vero. Noi ci crediamo ancora fortemente, perché secondo noi, tolto il Tossone, che è secondo me la squadra più forte del campionato, dietro di loro c'eravamo noi. Il Buscecchio sta facendo bene. Se usciamo illesi da stasera, secondo me abbiamo delle buone possibilità. Ah, quindi basterebbe anche un pareggio di fronte a questa grande squadra? Certo, un pareggio sarebbe il risultato ottimale, non solo per noi, anche per loro, perché quando andranno a incontrare il Buscecchio ci andranno ancora convinti di poter vincere il campionato. Se perdono questa sera, secondo me vanno Buscecchio con le cartucce scariche, bagnate, diciamo. Bene, quindi qui il presidente dell'Arci Mandriole si accontenta del pareggio. Ci credo poco in questo caso, stanno facendo pretattica. Però di fronte a questo la risposta se la prendono loro. La domanda finale per tutti e due è: quale può essere oggi l'uomo determinante per questo incontro? Ah, sono sempre le coppie, secondo me, il fulcro del gioco. Però anche i singoli, qualcuno deve vincere. Io spero molto in Ciccali stasera. Sentiamo anche da Osioschi, quale può essere quest'oggi l'arma che vi può dare quel quid in più che fino ad ora vi è mancato?
Certamente ha detto bene il presidente del Mandriole che il risultato lo fanno le coppie. Se le coppie del Mandriole saranno brave come hanno fatto il campionato italiano, sicuramente per noi ci saranno le briciole. Se invece le coppie risulteranno, o anche le nostre coppie vincenti, allora ci giocheremo la partita. E dunque siamo alla partenza del match. La prima bocciata sarà di Fabio Turchi, il suo compagno di coppia Andrea Bandini. Gli avversari sono gli imolesi Danilo Cortecchia e Alex Galli. Turchi, due punti ci sono già e due rimangono. Questo inquadrato è Massimo Ciccari, per lui di bocciata ci sono pure due punti, poi c'è il rimpallo. L'avversario è Daniele Ricci e ora assistiamo alla bocciata di Alberto Berti assieme a Fabrizio Benedetti, si è appena laureato campione italiano della massima categoria. Anche per lui l'inizio è da due punti. Gli avversari sono Gianluca Naldi e Alessandro Stella. Daniele Ricci ha già ottenuto 8 punti di rimessa e qui abbiamo assistito a un tentativo di calcio di Massimo Cica che non è andato a buon fine. Attenzione, è giocata a tre sponde Daniele Ricci, altro gran colpo, 4 punti ottenuti, Ricci 12, Ciccoli 2. Nella giocata di Ricci da sottolineare anche il fatto che abbia mantenuto la boccetta di vantaggio conquistando l'accosto. Ciccoli va al calcio, una partita in attacco per tutte e due. La giocata di Ciccoli è purtroppo il Bilen che lascia una boccetta invitante al suo avversario. Attenzione, Daniele Ricci va a segno ancora una volta con uno splendido tiro diretto in cui va ad ottenere altri 4 punti, 3 tiri, un 8 e 2 volte 4, mantenendo anche la boccetta di vantaggio. L'ultima di Massimo Ciccoli, due sponde per il realizzo, arrivano per lui 4 punti, ma come vedete con la propria è rimasto ancora una volta oltre la mezzeria e per Ricci c'è l'opportunità di giocare l'ultimo tiro di rimessa con l'obiettivo dei birilli e di guadagnare anche l'accosto. Ecco il tiro di Ricci, una passata solo sul castello, senza birilli, ma ci sono i due punti dell'accosto e il primo pallino guadagnato sul 18-6. Ricci parte con una bocciata da 4 punti. Daniele Ricci cerca il realizzo colpendo nella propria, mandarla sul castello. Grande giocata di Ricci, un tiro cercato che gli dà l'opportunità di guadagnare 12 punti e di portarsi sul 34-6 e sotto di 2, però il realizzo vale come una bocciata piena. Questo è un accosto a due sponde, cerca di limitare le possibilità del suo avversario con questa boccetta posizionata sotto al castello. Attenzione, Massimo Ciccoli va all'attacco, due sponde con cui ottiene 8 punti. Finora abbiamo visto tante giocate di realizzo, anche questa di Ciccoli direi un'ottima esecuzione. Ciccoli che ora va all'accosto semplice per guadagnarsi il secondo pallino e portarsi sul 16-34. Massimo Ciccoli, secondo pallino, attenzione perché qui ne stanno arrivando tanti, praticamente il pieno. Con questi 12 si porta a 28 Massimo Ciccoli. Ancora 6 punti sotto a Daniele Ricci. Secondo pallino esecutivo per la coppia di casa, Alberto Berti ne fa 8. Alex Galli parte con un bel colpo, due punti ci sono e poi non c'è nient'altro. Galli e Cortecchia 4, Turchi Bandini 14. Il primo pallino di Alessandro Stella è da 6 punti. In azione Daniele Ricci. Stavolta per Ricci arriva
il 12 per la risposta al tiro del suo avversario che precedentemente aveva tenuto lo strike. Qui Ricci allunga 48 a 28 il punteggio. Per massimo 5 tentativo a tre sponde sostenuto. Attenzione, bel colpo con l'appoggio sulla propria, riesce ad abbattere un birillo. Sono 4 punti per massimo 5, da lodare anche il fatto che abbia mantenuto la boccetta di vantaggio. Cerca l'accosto con la prima giocata Ciccoli, ma questo rimpallo gli porta via una grande opportunità di poter andare di rimessa e deve accontentarsi del semplice accosto di 2 punti e la bocciata sul 34-48. Massimo Ciccoli ancora splendida di bocciata, stavolta ne fa 10 e si porta a 44. Questa è la terza bocciata in mano a Fabio Turchi. Qua 10 per la seconda volta consecutiva, il giocatore della Mandriole fissa il punteggio sul 26-4. E Alberto Berti va a segno ancora una volta, stavolta ne fa 10 e quindi siamo sul 24-8. Accosto già guadagnato, Ricci va di calcio, attenzione, un'altra grande giocata di Daniele Ricci che ottiene altri 8 punti di rimessa più i 2 di accosto. E boccia ora per la terza volta sul 58-44. Ora per Ricci arrivano, attenzione, 4 punti con rimpallo, con qualche rischio corso perché la rossa poteva anche andare nel danno. Va subito alla tre sponde per cercare di mandare il pallino sul castello. Massimo Ciccoli, grande esecuzione, arrivano per Massimo Ciccoli 12 punti. Non ha preso l'accosto, ma non è detto che sia un danno nell'economia di questa partita, tutta votata all'attacco. In cattedra la coppia del Mandriole, altri 12 punti, 41-4. Daniele Ricci, attenzione, qui sta per arrivare, no, si ferma a 10, sembrava avviato ad un rientro che avrebbe fruttato anche il 12, ma con questi 10 punti Ricci si avvicina ulteriormente al traguardo, si porta 81, una partita velocissima in cui ha già ottenuto comunque 36 punti di rimessa e con questi 10 ne fa 30 anche di bocciata. Gran colpo per Fabio Turchi che realizza i primi 4 punti di rimessa, ma il tiro meritava anche qualcosa in più perché è passato in mezzo. Fissa il punteggio su 45-8, finora una sola coppia in campo, quella del Mandriole. All'attacco Massimo Ciccoli, attenzione, grande giocata di Massimo Ciccoli che ritorna in partita con questi splendidi 16 punti realizzati. Ciccoli si porta a 72, poi c'è anche l'accosto e quindi boccia con un ritardo minimo rispetto a Ricci sul 74-81. Massimo Ciccoli va a segno di bocciata, 4 arrivano, c'è anche il rientro mancato di un soffio, con questi 4 punti si porta a 78, partita di nuovo in bilico. Alberto Berti, il campione italiano, mette in chiaro le sue volontà con questo 10 secondo consecutivo. La coppia regina d'Italia conduce 48-12 rispetto a Stella Naldi. Daniele Ricci, 2 boccette di vantaggio, attenzione, si gioca la 2 sponde e prende il punto anche nell'occasione. Quest'ultima giocata deve in qualche modo lasciare un segno. Ciccoli se la gioca molto bene, chiude un po', ma Ricci ora giocherà le prossime 2. Eccolo Ricci all'attacco, gira tutto, il pallino rimane in posizione anche per fare il colore perché c'è solo una bianca che ostruisce questa soluzione. Ricci, giocata per l'accosto, se tocca il pallino ne fa 3, se no è un accosto semplice. Ricci
Attenzione, un'altra splendida giocata di Daniele Ricci, con cui ottiene 10 punti ed è lui il primo ad arrivare oltre i 90, esattamente 93-78. Cicli, una partita in rincorsa, è riuscito in più occasioni a riportarsi sotto, ma adesso siamo al rush finale e Ricci è a meno 7 dal fatidico traguardo dei 100. Con l'ultima Ricci ci presenta una tresponde d'effetto. L'obiettivo è il pallino e invece, come vedete, non lo tocca come voleva e quindi il bianco ha già sul campo l'accosto guadagnato. Massimo Cicli ci prova, anche per lui la tresponde. Che vale il realizzo, credo, di 5 punti. Quinto pallino con 10 punti da recuperare, ne arrivano 4 passando in mezzo, non troppo fortunato il giocatore del Mandriola, che però, attenzione, va ad ottenere un altro birillo e sono 6, ma rimane in piedi il rosso, che avrebbe significato il pareggio. Con questi 6 punti si porta a 89 Massimo Cicli, ancora 4 punti di ritardo da Daniele Ricci, che ne ha 93. Partita combattutissima in cui hanno rivaleggiato in bravura, in accosto 5 palline in testa, di bocciata si sono equivalsi e anche di rimessa hanno fatto delle ottime cose. Ora con 4 punti di vantaggio si gioca tutto. Ricci con la boccetta di vantaggio ha sicuramente un favore da mantenere per il pallino più importante della sfida, quello che può dargli opportunità della partita. Attenzione, perché Cicli sembra orientato ad un tiro sostenuto per far girare tutto. Eccolo Cicli che prova a smuovere la situazione. Attenzione, il pallino manda la rossa sul castello. Cicli ne fa 4, si porta a 93 pari, ma il fatto importante è che la rossa si è fermata proprio sul castello e adesso sul 93 serve il calcio da 8 punti. Qui come prende è partita. Cicli va di calcio, attenzione, manca l'obiettivo della vittoria perché ne fa solo 4 e si porta a 97. Se ha preso il punto è un guaio, se non l'ha preso deve far partita con la prossima giocata perché ne ha solo una da giocare e ci vuole un altro birillo di sottocalcio. Va alla ricerca dell'ultimo birillo per chiudere, si può fare sia con la boccetta che col pallino. Cicli nell'ultimo ci fa 16 punti e Cicli con 68 punti di rimessa trafigge Ricci, che aveva avuto, diciamo, anche un ampio margine, ma alla fine il giocatore del Mandriola ha tirato fuori le giocate sensazionali, ha fatto 68 punti di rimessa e ha vinto 113-93, 1-0 per l'Arci Mandriola dopo questa spettacolare esibizione di Massimo Cicli, a cui Daniele Ricci ha sicuramente tenuto testa, anzi era avanti fino alle battute finali, ma poi nella volata Cicli ha tirato fuori il colpo micidiale, questo che vi abbiamo presentato. Il tentativo di Daniele Cortecchia è la tresponde d'effetto. Eh no, non va. Anche questa, un tiro da dimenticare, lascia il bianco l'accosto per la bocciata per la partita. Andrea Bandini, giocata due sponde per farne 5, ma niente da fare. Boccia Turchi sul 73, settimo pallino. Turchi, che ricordiamolo, ha già fatto 54 punti di bocciata. E Turchi chiude con un altro bel tiro da 10 punti. Grande Fabio Turchi,
alla fine sono 64 punti in 7 bocciate, praticamente 5-10, un 12 e un 2. Non c'è stata partita, 2-0 per il Mandriole nei confronti del Manuel Caffè Bocciofia dopo questa vittoria di coppia, 83-30 per Bandini Turchi nei confronti di Cortecchia Galli. Arriva il filotto al settimo tentativo per Alessandro Stella e quindi segni di risveglio per la coppia del Manuel Caffè Bocciofila che si porta a 42-59. Giocato in attacco per Gianluca Naldi, cerca il pallino, trova poi l'incoccio della boccetta, sfiora il realizzo, ma se non ha preso il punto è nei guai. L'ultima di Gianluca Naldi deve rimanere sotto il pallino, se va di fianco qui non è sicuramente messo bene per l'accosto. Fabrizio Benedetti, la rossa se ne va, adesso bisogna spostare un po' quel pallino per farne 8. Berti cerca di togliere la rossa dal raggio d'azione del colore ed eccoli qua gli 8 di colore che arrivano per la coppia tricolore Berti Benedetti, che bocciano ora su 67-42 per la sesta volta, avendo bocciato anche il pallino d'acchitto. Si trovano comunque ad avere un pallino in meno rispetto agli avversari che hanno già bocciato 7 volte, ma Stella non ha fatto filotto che al settimo tentativo. Berti invece sta cominciando a sbagliare proprio addirittura d'arrivo, aveva fatto finora sempre birilli, al sesto tentativo qua a vuoto. L'ultima di Gianluca Naldi, tornata in cui il rosso aveva la voce di vantaggio, poi se l'è giocata e adesso comunque per Benedetti non sarà facile conquistare il pallino forse più determinante dell'incontro. Berti che non va al tiro a tre sponde dove poteva fare tanto, ma cerca di guadagnarsi il pallino che gli arriva un po' così così, ma è un pallino importante, addirittura ne fa 3 e boccia sul 70. Berti, 2 punti ci sono, non c'è rientro nelle ultime 3. Berti ha fatto solo 4 punti. Subito l'attacco Naldi, ormai non si può più tergiversare, ma dei birilli non ne arrivano con questo tiro a tre sponde. Naldi, l'opportunità di una tre sponde con l'accosto già fatto non va. Stella si è messo a far filotto, secondo consecutivo, addirittura ne fa 10 e si porta a 54 contro i 72 degli avversari. Pallino appena sotto al castello, un po' di pressione sicuramente la produce. Berto Berti che sceglie l'accosto a tre sponde, si mette un po' di lato rispetto al pallino, quindi un invito al tiro a tre sponde per Gianluca Naldi, partita che può riaprirsi oppure chiudersi e molto dipende da cosa succede dopo questo tentativo a tre sponde del giocatore del Manuel Caffè Bocciofila, che ha l'obiettivo il pallino. Pallino colpito splendidamente e con 16 punti Naldi si porta a 70 e sinceramente questa riapertura è un po' sorprendente, perché solo 2 punti ora dividono Benedetti e Berti, che hanno mancato gli ultimi 3 bocciate, mentre Stella ha fatto un 8 e un 10. Berti sceglie la 3 sponde sulla boccetta degli avversari, servono 8 punti per chiudere. Attenzione,
Bertè ne fa addirittura 16 con 2-16 finale. Prima Gianluca Naldi mette in discussione la partita e poi Berti la chiude, 88 a 70 per Berti Benedetti, che bagnano con una vittoria, anche se un po' sofferta, il loro debutto da campioni italiani in carica e portano la squadra di casa, l'Arci Mandriole, in vantaggio 3-0 alla fine del primo tempo contro i campioni regionali in carica del Manuel Caffè Bocciofila. Plic, po, pu, patata. Candelari, ma cosa fai qui a Montaletto? Come cosa faccio qui? Io abito al Bar Sport. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria e lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna, telefono 0544 96 50 25. Palla al centro, si ricomincia. Anche tu ricomincia a muoverti, ma fallo al meglio, vestendo da noi il tuo sport. Sport Center, abbigliamento e calzature per lo sport e il tempo libero. Marchi come Adidas, Puma, Nike, Lotto. Sport Center è anche forniture personalizzate a società sportive e rivenditore delle divise ufficiali Cesena Calcio. A Pieve Sestina, in via Ricasoli 43, Sport Center. Lo sport, come piace a te. Lazzarini Caffè, ci potete trovare in via Puccini 34, Imola. Qui potete trovare la sala biliardi, la sala slot, la ricevitoria con sisal e macchina SNAI. Targas, dal 1960 caldaie di casa tua. Caldaie murali, convenzionali a gas a modulazione elettronica totale. Siamo ad Imola, in via Mattei, angolo via Fermi 11. Telefono 0542 64 3578. L'onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Secondo tempo che parte con la bocciata di Paolo Gamboni, che ottiene 10 punti. L'avversario è Maurizio Zoffoli. Questo è Mazzarini, che come vedete va a bocciare splendidamente e ne fa addirittura 12. L'avversario è Claudio Leonardi. Ci siamo persi la bocciata di Luca Molduzzi, che invece ne ha fatto solo 2, e l'avversario è Valentino Cristofori. Per Claudio Leonardi il colore sta arrivando, per Claudio Leonardi 8 di colore e bocciata, primo pallino. Leonardi ottiene ora anche il realizzo di 10 punti e quindi conduce 18 a 12. Zoffoli messo alle strette, Gamboni ha già fatto 30 punti, l'ultimo tiro un 16 magistrale di rimessa. I primi 4 punti di Maurizio Zoffoli arrivano con questa tre sponde, ma c'è un piccolo neo, perché il punto è rimasto al rosso e quindi se n'è andata la boccetta di vantaggio. L'ultimo di Maurizio Zoffoli cerca l'appoggio sul pallino per cercare il birillo rosso, e il birillo rosso non arriva per una inezia.
Gamboni, lunga, corta, appoggio mancato sulla boccetta bianca e lascia quindi il pallino a Maurizio Zoffoli, che boccia il suo primo pallino sul 6-30. Zoffoli, bocciata a vuoto. Il secondo pallino di Marco Mazzarini, arrivano 10 punti anche in questa seconda esecuzione. Mazzarini ora conduce 24-18. All'attacco anche Maurizio Zoffoli, anche per lui la trasponde. Gran colpo Maurizio Zoffoli, altri 8 punti di rimessa. Zoffoli 16, Gamboni 30. Molduzzi, calcio e accosta, doppio gioco. Attenzione, grande giocata di Molduzzi, che ne fa 12 di rimessa e prende anche il punto, e con questi 14 punti allunga 44-27 e boccia ancora per la terza volta. Molduzzi, altri 8 punti di bocciata per Molduzzi, che ora conduce 52-27 nei confronti di Valentino Cristofori. Secondo pallino per Claudio Leonardi, molto simile al primo, cui aveva tenuto 10, stavolta ne fa 8. Leonardi conduce 29-24. Cristofori in azione, stavolta ne fa 10 di bocciata Cristofori, e quindi recupera fino a 39 l'avversario. Molduzzi ne ha già 52. Mazzarini ancora segna di bocciata, ha 3 bocciate Mazzarini, un 12 e 2 10, e ora che luce 39-29. Mazzarini all'attacco, attenzione con la correzione della boccetta dell'avversario, ne va a fare 8, e con questi 8 punti si porta ulteriormente avanti, 47 Mazzarini, 29 Leonardi. Splendido trasponde di Luca Molduzzi, attenzione, ne fa altri 12 e ora conduce 69-39. Un Molduzzi che ha già fatto 40 punti di rimessa, ha messo sotto torchio il giocatore del Mandriole, Valentino Cristofori. Leonardi, terzo pallino, ancora colpito a meraviglia. Ci sono altri 10 punti per Leonardi, che si porta quindi a 41. Il pallino di Cristofori va a segno, ma con 4 punti solo. Rimane molto dietro, 46 Cristofori, 69 Molduzzi. Leonardi sotto calcio, brutta giocata, bevuta, ma di minima entità, solo un birillo. Sono 4 punti che vanno a Mazzarini. I primi 4 punti persi di questo secondo tempo sono di Claudio Leonardi. Zoffoli al terzo tentativo ne fa 10 e si porta a 30. Gamboni ne ha 10 in più. Molduzzi ne fa altri 10 e ora si è portato avanti, 81-46. E questo è Mazzarini, che va a segno per la quarta volta consecutiva, un 12 alla prima, poi 3-10, e Leonardi ora si trova a dover inseguire. Mazzarini 63, Leonardi 41, anche Leonardi è stato molto bravo, 3 bocciate, 2-10, 1-8, ma il pallino in meno finora bocciato sta facendo una differenza molto favorevole per il giocatore del Manan Café Bocciofi. Si avvia Mazzarini a conquistare il secondo premio consecutivo e può farne anche 5. Mazzarini ne fa 3 e boccia sul 66-41. Mazzarini, splendida performance, un altro 10 e sono 5 consecutive, 4-10-11, e adesso ne ha 76, mentre Leonardi ne ha 41. Zoffoli, attenzione con questi 10, Zoffoli
riacciuffa Gamboni dopo un buon inseguimento. 2-10 consecutivi, 3-0 di Gamboni, riequilibrano l'incontro, 42 pari. Mazzarini ne fa altri 4 più l'accosto e boccia quindi sul 82. Mazzarini ancora 10, incredibile performance di Marco Mazzarini, addirittura 12. Mazzarini 94, veramente impareggiabile quest'oggi. 6 bocciate, 4 da 10, 2 da 12 e adesso conduce 94-41. Niente da fare per Gamboni, quarto 0 consecutivo. Cristofori, due sponde sul pallino. Pallino colpito splendidamente, ha battuti due birilli, il rosso e il bianco, sono 12 punti per Cristofori che sta cercando un difficile recupero, si porta comunque sul 71-90 e questo è Molduzzi che prova a mettere in sigillo la partita, non ce la fa ma ne fa 4 e si porta a 94. Leonardi, calcio mancato, 5 punti in classifica e quarto pallino guadagnato dopo una lunga astinenza, bocciata sul 46-94. Leonardi, attenzione, quarto pallino per lui, sta per arrivare un altro 10. Leonardi ha fatto 4 bocciate, 3-10, 1-8, con questo tiro si porta a 56. Mazzarini è stato praticamente impareggiabile, ne ha già 94 e sul 96 Molduzzi va a sigillare una splendida prestazione con questi 4 punti, 100-71 per Molduzzi. Tipo chatta qui, Maurizio Zoffoli ottiene 2 punti, ma servono per passare a condurre. L'unica partita in cui il Mandriolo è avanti è questa, 47-45. Il tentativo di Leonardi stavolta è meglio indirizzato, ma come vedete si ferma proprio il pallino appoggiato al birillo basso. Leonardo sotto di 2, situazione ampiamente compromessa perché Mazzarini ne ha 94, 2 boccetti in più e con le prossime giocate può fare partita come tocca. Mazzarini si avvia la giocata sotto calcio, ecco il tiro di Mazzarini, attenzione, arriva un birillo che non basta, si porta a 98 Mazzarini, ad un passo dalla vittoria. Ricordiamolo, il Mandriolo conduce 3-1 dopo aver chiuso il primo tempo 3-0, accettata la vittoria di Molduzzi. Adesso Mazzarini ha la boccetta di vantaggio sul 98, gioco alto, Leonardo ne ha 56, pochissime possibilità per fermare il giocatore del Manuel che federa bocciofila. Leonardi ci prova a portare il pallino avanti, ma come vedete rimane molto largo, stretta di mano, vince Mazzarini con una prestazione coi fiocchi veramente di bocciata, 6 pallini, 4-10, 2-12. Non c'è stato niente da fare per Leonardi che è stato molto bravo di bocciata pure lui, 4 pallini solo per Leonardi, 3-10, 1-8. Alla fine Mazzarini vince 156 e il Mana Caffè bocciofila si porta sul 2-3 in casa del Mandriole. I 3 punti per il Mandriole possono arrivare solo attraverso la vittoria di Maurizio Zoffoli che conduce 47-45 e adesso si accinge a giocare l'ultima con la possibilità di guadagnare l'ennesimo pallino che invece non arriva e quindi siamo sul 47 pari. Brutto errore per Maurizio Zoffoli. Per Gamboni questo è il quinto tiro con 0 realizzati di bocciata. Ah, tiro sostenuto Gamboni, di bocciata non va,
ma come vedete in questo caso di rimessa ne fa 8 e quindi allunga di nuovo 55-47. Il pallino ha appena superato la mezzeria e Maurizio Zoffoli va all'attacco, ma come vedete ne fa solo 2 sfiorando. Poi la fila mantiene la boccetta di vantaggio, quindi un'esecuzione che possiamo catalogare come positiva, ma in classifica ci voleva il 10 per passare a condurre. Con questi 2 si porta invece a 49, Gamboni ne ha 55 e si gioca l'ultima con il pallino attaccato a sponda. Se si mette bene, anche per Zoffoli il compito non sarà facilissimo. Eccolo, tentativo di accorta di Zoffoli, lunga corta, tocca il pallino che si sposta e non è preso il punto. Errore di Zoffoli, faccia per la seconda volta consecutiva Gamboni sul 57-49. Niente da fare, sesto 0 consecutivo per Paolo Gamboni. Tutta giocata di Paolo Gamboni, che ora è sotto scacco con un solo tiro a disposizione quando l'avversario ne rimane 2. Ma a costo di sterzata Gamboni, ma adesso è alla mercé per questa tornata del suo avversario che ha 8 punti di ritardo. A costo che arriva già con questa giocata e ora col calcio manca il realizzo. Fa 3 Zoffoli e boccia sul 52-57. Altri 2 di bocciata per portarsi sul 54-57. Maurizio Zoffoli, ultima 3 sponde. L'obiettivo è fermarsi in prossimità del pallino, ma come vedete è un po' corto e lascia già l'accosto a Gamboni. Bellissima giocata di Gamboni, di calcio era tutto indirizzato al meglio, ma non c'è forza e quindi si deve accontentare del nono pallino da bocciare sul 59-54. E al nono pallino Gamboni torna a fare qualcosa di buono, ne ha fatti 6 senza realizzo, stavolta ne fa 10 e si porta a 69. Va all'attacco Gamboni, prende di prima passata, rischio bevuta, perché attenzione, seguiamo questa rossa che va sul danno. Attenzione, qui Gamboni fa il karakiri, poteva far tutto, invece beve 8. E Zoffoli si rianima, con questi 8 si porta a 62, 7 punti di ritardo. Gamboni ha preso il punto, ma Zoffoli può sicuramente giocare in attacco alla prossima, è già guadagnare la testa della partita. Va all'attacco Zoffoli, attenzione, ne fa 16 e qui Gamboni paga a carissimo prezzo l'errore precedente, perché Zoffoli passa a condurre 78-69 e guadagna anche l'accosto e quindi un triplo salto carpiato per Zoffoli, che si trova catapultato avanti. Era sotto ormai in una posizione veramente difficile, Gamboni ha mancato il colpo e ha lasciato l'opportunità di questo ribaltone. Ci prova di calcio adesso Paolo Gamboni, non va e qui lascia già il pallino a Zoffoli, che vede approssimarsi la possibilità, direi fino a pochi minuti fa veramente problematica, di guadagnarsi la partita più importante del match, quella dei 3 punti. Attenzione Zoffoli, prova il colpo risolutore,
paglia di un non nulla in esecuzione, ma si guadagna l'opportunità di bocciare sull'80 a 69 il suo settimo pallino. E Zoffoli va, anche il filotto per Zoffoli, e adesso il traguardo si avvicina. 88 Zoffoli, 69 Gamboni. Ricordiamo Gamboni sul 69 a 54 ha avuto la possibilità di giocarsi un sottocalcio con cui poteva realizzare 16, e invece ha bevuto 8 e ha lasciato il 16 al suo avversario. Adesso esegue una grande giocata Gamboni, ne fa 8 con questa tre sponde e si porta a 77. Zoffoli ne ha 88. Stiamo per assistere alle fasi decisive di questo match. In palio i tre punti in caso di vittoria di Maurizio Zoffoli. Zoffoli che ci prova con la due sponde. L'obiettivo è il pallino e poi il birillo rosso per far partita. Attenzione, Zoffoli ci prova. Zoffoli non riesce per un inizio a toccare quel pallino. Va al sottocalcio Gamboni, ma prende nella propria boccetta e ahimè per il giocatore delle mani Caffè Boccioff un'altra occasione sprecata. Eccolo Maurizio Zoffoli al tentativo della chiusura, il pallino per il rosso non arriva neanche stavolta, e stavolta è stato toccato il pallino ma non è riuscito ad andare sul castello. Qui quest'ultime giocate hanno messo in evidenza la voglia di Zoffoli di portare la squadra alla vittoria. Adesso c'è Gamboni che prova la stretta per lui sul pallino. Attenzione, per Gamboni c'è solo il rosso e quindi si porta a 93 Gamboni, sussulto finale di una partita che sembrava avviata ad avere Zoffoli primatore, invece adesso sul 93 a 88 per Gamboni il punto è rimasto del bianco. Gamboni ha un'altra boccetta, deve fare 8 per chiudere. Gamboni non va all'attacco ma cerca di prendere sto punto, una giocata insipida che lascia a Zoffoli la possibilità di farne 3 e bocciare sul 91, ma anche con 2 diciamo che il tiro della partita è a disposizione. E in effetti c'è il match ball per Maurizio Zoffoli che deve far 10 per i 3 punti, serve la bocciata da 10 punti. Zoffoli, attenzione, c'è il 10 per Maurizio Zoffoli e arrivano i 3 punti per il Mandriole. Il Manuel Caffè della Bocciofila definitivamente eliminato dalla corsa per il titolo, che sarà un duello tra Arci Mandriole e Bussecchio, ma questi 10 punti di Zoffoli che l'hanno portato alla vittoria 193 nei confronti di Paolo Gamboni valgono veramente una gioia, come avete sentito esplodere dai tifosi del Mandriole che vedono il traguardo del campionato a portata di mano, perché il Bussecchio, che aveva un punto di vantaggio prima di questa partita, ha anche un calendario abbastanza complicato e quindi le due squadre si avviano alle ultime 8 giornate con un campionato in palio. Sono a strettissimo contatto. Andrea Bandini, il capitano dell'Arci Mandriole, dopo una vittoria soffertissima, ma una vittoria di straordinaria importanza perché elimina dalla corsa per il titolo i campioni in carica, gli infligge la prima sconfitta esterna, non aveva mai perso il Manuel Caffè Bocciofila. E poi sono 3 punti pesanti perché a questo punto ci potrebbe essere anche il miraggio di passare in testa classifica. Comunque, se un altro, il Bussecchio al massimo potrebbe avere un punto in più se vince come voi. Sì, tutto vero quello che hai detto. Noi ci tenevamo molto, sapevamo che questo era un incontro difficile. Abbiamo giocato bene, hanno giocato bene anche loro e niente, abbiamo vinto noi, per poco, ma abbiamo vinto noi. Comunque questo è sempre un incontro di cartello per noi perché
è una squadra che negli ultimi 4 anni ci ha sempre fatto fare una lingua lunga, come si dice, e niente, bravi tutti, e stavolta è toccato a noi, è andata così, via. Ecco, quando nel primo tempo il tuo compagno di coppia ha fatto tutti quei birilli, quindi non c'è stata partita né avrei di coppia, Massimo Ciccoli ha rimontato in maniera straordinaria contro Daniele Ricci, poi c'è stato anche il 3-0 con i campioni in carica, sembrava un risultato ormai scontato, invece è stato soffrire tanto, e c'è da dire che Zoffoli ha tirato fuori una partita che si stava complicando, anche perché Gamboni ha mancato un tiro molto molto importante. Sì, per quanto riguarda il punto decisivo, Gamboni ha mancato un tiro importante, però devo dire la verità, ha giocato molto bene perché ha sbagliato, diciamo così, i tiri d'acchito. Per quanto riguarda i primi 3 incontri, Ciccoli ha fatto una partita incredibile contro forse il più forte giocatore che c'è nel circuito della FIAP. Io vedo che quest'anno il campionato, dove si va a giocare, in casa o fuori, vedo che sono tutte partite molto molto dure. Io mi auguro di arrivare a Forlì in una buona situazione di classifica e poi via, se quello sarà l'incontro decisivo vinca il migliore. Bene, complimenti a Bandini, adesso andiamo ad eleggere il miglior tiro che lo segniamo a Massimo Ciccoli, perché in un frangente di partita molto delicato è riuscito con una tre sponde a fare ben 16 punti, la boccetta dell'avversario era quasi attaccata a sponda bassa, lui è riuscito comunque a fare il massimo e poi ha vinto la partita, che credo sia stata quella che ha fatto la differenza per i 3 punti poi della squadra di casa. Il tironzolo non possiamo che segnarlo a Paolo Gamboni, ha lottato con tutto quello che aveva, ma nel momento in cui si è trovato avanti e aveva l'opportunità di un sottocalcio ha sbagliato, lasciando 8 punti sul campo e anche la possibilità al suo avversario di farne 16 nel tiro successivo. Dovendo anche dire che ha fatto 5 bocciate consecutive senza fare un birillo, credo che il tironzo se lo merita tutto. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio, si trova in via Trieste 208 a Ravenna, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto e furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati 26esima giornata, NG Biliardi Castiglione, Caffè Rose Cattolica 3-3, Leon d'Oro Molinella, President Parco Ronco 1-5, Bibizò Caffè Villanova e Coccalore Villa Marina 4-2, Piada del Parco Forlì Asirelli Cotignola 4-2, Bussecchio Forlì Cappelletti Taverna Verde 3-3, Il Punto Imola Tex Master Novellara 2-4, Andrea Costa Carpi Pronto Poster 7 Crociari 4-2, Per la Verde Riccione Dolciamaro Lugo 3-3, Arci Mandriole Manuel Caffè Bocciofila 4-2. Classifica dopo la 26esima giornata. Arci Mandriole 58, Bussecchio Forlì 57, Manuel Caffè Bocciofila 47, Tex Master Novellara 45, Bibizò Caffè Villanova 41, Per la Verde Riccione 38, Andrea Costa Carpi, Il Punto Imola, Piada del Parco Forlì 37, Cappelletti Taverna Verde, President Parco Ronco 36, Pronto Poster 7 Crociari 34, Caffè Rose Cattolica NG Biliardi Castiglione 26, Dolciamaro Lugo 25, Leon d'Oro Molinella 22, Ecocalore Villa Marina Asirelli Cotignola 13. Prossimo turno, Pronto Poster 7 Crociari Per la Verde Riccione, President Park Ronco Piada del Parco Forlì, Ecocalore Villa Marina Bussecchio Forlì, Caffè Rose Cattolica Leon d'Oro Molinella, Cappelletti Taverna Verde Bibizò Caffè Villanova, Dolciamaro Lugo Il Punto Imola, Tex Master Novellara Aci Mandriole, Asirelli Cotignola NG Biliardi Castiglione, Manuel Caffè Bocciofila Andrea Costa Carpi. Il Mandriole accoglie i neocampioni italiani Alberto Berti e Fabrizio Benedetti con una torta celebrativa, è veramente un'ora di festa perché la squadra ha vinto e i 3 punti valgono anche la testa della classifica, perché il Bussecchio è pareggiato, ma per Berti e Benedetti è una consacrazione dopo aver vinto domenica, una grande, grandissima manifestazione, gli italiani assoluti, quelli della categoria massima. È tutto dal Mandriole che festeggia per la vittoria e per essere tornati in testa alla classifica, perché il Bussecchio è pareggiato. Bussecchio che andremo a riprendere la prossima puntata,
dovrà ricevere il campione del Manica Pedro Bocciopere, un incontro sicuramente di cartello che comunque noi vi presenteremo. Arrivederci al prossimo Pallino Blu. Questo programma è offerto da NG Biliardi. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si calma.